Bentrovati da Davide il Critico. Oggi pagellanze. Pagellanze, seconda parte. Nella prima parte abbiamo parlato dei portieri e dei difensori. Oggi parleremo di centrocampisti ed attaccanti. E nell'ultima parte parleremo di Thiago Motta e della società, cercando di dare a tutti un voto per quanto riguarda questa stagione. E vi ricordo che alla fine solo uno vincerà la bacchetta d'oro. Però prima ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Partiamo subito con un equilibratore che in pochi hanno. E io parlo subito di Ebischer. Ebischer, io ragazzi quest'anno in pochi casi ho capito come abbia fatto a giocare dall'inizio alla fine una gara. Molti pochi casi, e credo che la sua presenza in campo per 90 minuti sia un grande vanto per Thiago Motta quando abbiamo portato a casa un risultato positivo, perché tu puoi tranquillamente dire oggi ho vinto contro e ho giocato addirittura con Ebischer. Io la vedo un po' così, ecco, la descriverei così. Io alla stagione del buon Ebischer non posso dare un voto diverso dal 5, tante lacune, tante difficoltà, sì. L'ho definito spesso ingranaggio di una squadra che funziona quando vince, però l'ho visto giocare dal vivo spesso e io ragazzi ho capito che questo corre, ma quando la palla è in mezzo ai piedi aiuto veramente, e quanto corre, cioè anche Mingazzini correva, però amici miei, se vogliamo andare in Europa io non devo equilibrare molto bene, ma quanto deve equilibrare Ebischer? Cioè, io non posso dargli un voto diverso dal 5. Poi passiamo a parlare di uno che invece speriamo rinnovi presto, anche se secondo me sarà molto dura, ovvero di Nico Dominguez. Alla stagione di Nico non posso dare un voto diverso dal 7, in alcuni casi avrei voluto dargli 7,5, in altri 6,5, vi assicuro che non è facile fare pagellanze per quanto riguarda tutta la stagione di un ragazzo, e alla fine ho optato per un 7 a Dominguez. Fa 3 gol, un inizio che non mi ha fatto impazzire, e poi dopo si è ripreso alla grande. Dominguez 7, sembra un veterano di questo campionato, ha delle qualità immense, e credo difficilmente resterà con noi, però è inutile negare che quest'anno sia stato veramente valore aggiunto. Quando è in giornata sembra di giocare in 12, è ovunque. L'altro che ha stupito tutti, ma chiunque, perché potevamo guardare le statistiche che aveva nell'altra squadra, ma aspettarsi 7 gol da Ferguson, primo anno in Serie A, avrei voluto veramente vedere in quarti. Io non posso dargli un voto diverso dal 7,5. Ferguson, giocatore incredibile, sorpresa meravigliosa, sa stare in campo, sa lottare su ogni pallone. Io Ferguson in guerra lo porto con me e lo voglio dalla mia parte, ma soprattutto fa anche gol, si inserisce sempre. Ragazzi, Ferguson è stata veramente una presa galattica. Bravo Sartori, l'abbiamo pagato anche poco, io non l'ho proprio pagato, però diciamo il Bologna l'ha pagato anche poco e ci ha fatto vedere delle cose straordinarie, perché sono fuori dall'ordinario. Un ragazzo, soprattutto a Bologna, un ragazzo che viene primo anno di Serie A, si impone in questo modo, di solito è un giocatore che paghi abbastanza, o di ingaggio o di cartellino lo paghi abbastanza. Ferguson fa 7 gol e io gli do 7,5. E vedete voi se può essere un candidato per la bacchetta d'oro. Vedete voi. Medel, utilizzato non tantissimo da Thiago Motta, ma tutte le volte che entra, seppur per pochi minuti, tu stai mettendo in campo Gary Medel. Con quella testa da Gary Medel, il capitano del Cile, 6,5, perché un giocatore della sua caratura accetta anche di avere quel minutaggio. Non una scelta che fanno tutti, lui accetta di far parte di questo gruppo, con questo ruolo, entra e dà sempre il meglio, dà sempre il massimo. Anche a Lecce entra e dà il meglio di sé, esulta con i compagni, ci tiene al risultato.
Grazie di tutto, Gary. È stato un piacere vederti a Bologna. È stato un onore vederti vestire la nostra maglia con tanta grinta. Quindi sono stato proprio contento che tu abbia sposato la causa Bologna. E il messaggio che fa su Instagram è di un grande calciatore, ma soprattutto di un grande uomo. Quindi, grande Gary, 6,5. Moro. Moro fa un gol. Ma Moro è tanto altro. Moro è tanto altro. Moro è un percorso nel Bologna, un percorso su cui anch'io ho un po' vacillato. In alcuni momenti ho pensato che non fosse un giocatore da tenere, perché il cartellino aveva un costo esorbitante. Ha probabilmente un costo esorbitante, adesso bisognerà vedere bene come si incasteranno alcuni tasselli, però sono anch'io stato molte volte incerto. Alla fine dell'anno posso dirvi che è un giocatore da tenere a Bologna. Posso dirvi che è un giocatore che verticalizza, un giocatore che sa fare tante cose, qualche partita l'ha sbagliata, va bene, trovatemene uno che non ne ha sbagliate, però è un giocatore che io valuto da 7 quest'anno. Io valuto da 7, in molti casi è stato anche l'ago della bilancia per farci vincere delle gare. Vedi Amarassi contro la Samp, entra, fa un assist meraviglioso per Rossolini, è un giocatore che in questo Bologna sta molto bene e io credo che possa stare bene anche in un Bologna che può puntare a un'Europa. Io Moro lo vorrei tenere e a Moro do 7. Per quanto riguarda gli altri centrocampisti, Fizia, SV, l'abbiamo visto poco, ma quando l'abbiamo visto molto bene, ragazzo che entra con la testa giusta. Scouten, 7. Stagione meravigliosa, forse 7 è poco, ammetto che forse 7 è poco, ma è un giocatore che quest'anno è esploso. Ragazzi, Scouten, senza Scouten il Bologna cambia da così a così, completamente. Dà una sicurezza al reparto, dà una leggerezza, fa respirare la squadra, è in grado a volte di fare anche il passaggio verticale che fa la differenza. Io ragazzi do 7, però mi sento in colpa. Do 7 e mi sento in colpa. Sono sincero, do 7 e mi sento in colpa. Posso dire solo che Scouten, Moro, Ferguson e Dominguez sono un gran bel centrocampo, ragazzi. Sono un gran bel centrocampo. Per quanto riguarda Soriano, io non posso dare un voto più alto del 6. Bravo a farsi sempre trovare pronto, a dare sempre la disponibilità per fare qualsiasi cosa all'interno di questo Bologna. Credo che se non si fosse fatto male l'avremmo visto più spesso rispetto a Derbyshire come equilibratore nello schema di Thiago Motta, un ruolo che secondo me è orrendo. Io nella vita non vorrei mai fare l'equilibratore, mai, mai, mai. Penso che sia una delle cose più brutte da fare in un campo da calcio, l'equilibratore. Anzi, se mi dicessero a me, Davide, cosa facevi da ragazzo? L'equilibratore. Sicuramente non spiccavi in qualità tecniche, comunque l'equilibratore è un ruolo che tutte le volte che lo sento mi provoca veramente uno stato d'animo pessimo, però è un ruolo fondamentale nello schema di Thiago Motta. L'ha fatto prima Ebice e secondo me poteva farlo anche meglio Soriano. Purtroppo l'infortunio gli ha tolto anche delle gare per poter dimostrare qualcosa di più. Io a Bobby do 6. Per quanto riguarda gli attaccanti, partiamo subito con il pezzo da 90, il giocatore più forte della squadra, Marko Arnautović. Quest'anno fa 10 gol, parte titolare 18 volte, annata travagliata perché si fa male, poi non si fa male, poi tutte le partite fa il ballo, bomba, sensual, inizia a toccarsi, movimento sessuale, si tocca il piede, la coscia, la gamba, lo stinco, la testa, inizia a ballare in mezzo al campo, ma al termine di tutti questi balletti il voto non può essere diverso dal 7,5, tornato anche da poco per l'infortunio e subito decisivo, immediatamente decisivo, fa il gol a Cremona, fa il primo a Cremona, ne fa due a Lecce, di cui uno in fuorigioco. È un giocatore, non ti dico che parti 1-0 tutte le volte, però una volta su due uno lo fai, e in una squadra come il Bologna non è poco, non è poco, anche perché il pallone non è che te lo danno Brozovic e Chiesa, il pallone a volte ti arriva perché cade dal cielo. Quindi io a Marcone do 7,5. Ripeto, secondo me elemento fondamentale per questa squadra, ma credo potrebbe essere elemento fondamentale in quasi tutte le squadre di Serie A. Io gli do 7,5 con la speranza di vederlo anche l'anno prossimo con la nostra maglietta, di comprare la maglietta di Arnautović nuova con scritto qua Arnautović. Sarebbe questo un po' il mio sogno. Per quanto riguarda gli altri attaccanti, Orsolini, stagione clamorosa,
Io Orsolini do 8. Alla stagione di Orsolini bisogna dare 8. Fa 11 gol, fa anche assist importanti, è un giocatore determinante soprattutto nei periodi in cui ci sono tante assenze nel Bologna, quindi tiene sulla baracca, come si vuol dire, gol in casa con l'Inter, che è rimasto impresso qua, quindi bene Orso, molto molto bene Orso. Da Natale in poi c'è stata una crescita esponenziale del giocatore. Io credo che lui invece possa rimanere insieme a noi e continuare il percorso con noi di crescita, e potremmo anche crescere insieme, perché no? Orsolini, bravo, perché questa è stata veramente una stagione d'oro e mi dispiace che qualcuno in nazionale non l'abbia capito. Mi dispiace veramente tanto. Basta che poi non ci si lamenti. Io dico solo questo. Basta che poi non ci si lamenti e non si faccia poi la morale ad altri. Perché Orsolini è un giocatore che è uno scandalo non vederlo con la maglietta azzurra. Barron, cosa mi avevi promesso? Quanti me ne avevi promessi? Musa, dov'è la telecamera? Qua. Quanti me ne avevi promessi? 10. Sai quanti ne hai fatti? Sai quanti ne hai fatti? Meno della metà. Io, Musa, ti voglio bene, ma ne hai promessi 10. Hai fatto 8 assist e l'abbiamo capito che hai fatto 8 assist. Tra l'altro, gli assist e i gol di Musa Barro, se noi li sommiamo, equivalgono, credo, a 40 secondi, che sono i 40 secondi in cui tu quest'anno hai giocato. Quindi io ti do 6. Ti do 6, sono severo. Sì, lo so che sono severo. Probabilmente un 6,5 poteva anche meritarlo. Ma se uno guarda tutte le partite e le analizza tutte bene bene, per quel secondo di gioia che mi dai, ci sono dei 94 minuti di tristezza. Io dico solo questo. Ci sono dei 94 minuti di tristezza. 93, dipende quanto recupero da. Con la Juve a volte 98, ma dipende dal recupero. Io Barro ti do 6, perché con quei piedi lì, questi 3 gollettini qua e 8 assist, sono roba da ridere. Sono roba da ridere. Mi dovevi fare 10 gol, non hai mantenuto la promessa, ti do 6. Probabilmente ti meritavi 6,5, ma io ti do 6. Per quanto riguarda Sansone, 7, professionista, con la P maiuscola, chiamato in causa da sempre meglio di sé, anche come punta, non il suo ruolo, fa gol decisivi. Bravo Sansone, complimenti, è un ragazzo che con questo spirito e con questa testa potrà avere sicuramente alti e bassi, e a Bologna li abbiamo visti entrambi, ma rimarrà sempre un giocatore che può stare in un panorama come quello della Serie A. Bravo Sansone, soprattutto anche per la tua professionalità. Io quest'anno ti do 7, perché le prestazioni sono state da 7. E mi hai fatto ricredere quando in alcune gare hai giocato falso 9 e io sono sincero, trasparente, ti avrei messo proprio per ultimo lì davanti. Cioè, piuttosto Ebischer, no, non è vero, no, Ebischer no, l'ho visto, no, ti giuro, no, Ebischer no. Però piuttosto qualsiasi altro modulo. Quindi io un grande applauso a Sansone e ti faccio un grosso in bocca al lupo per il tuo proseguo della carriera. Per quanto riguarda Joshua, se gli dicessi che non mi aspettavo di più, vi mentirei. Vuoi un po' per il costo del cartellino, vuoi un po' che l'Anderlecht ne aveva fatti 16, arriva in Italia e ne fa 2. C'è un po' di differenza, c'è un po' di differenza. Ha i piedi buoni? Sicuramente. Ha un fisico che fa la differenza? Sicuramente. Ha un'intelligenza tecnica clamorosa? Sicuramente. Bisogna fare anche gol, però. Bisogna fare anche gol, e io alcune volte l'ho visto poco freddo per il ruolo che ha ricoperto. Comunque a Joshua gli do 6,5, perché in alcune gare è entrato e ha fatto la differenza. Mi dispiace anche molto che in alcune situazioni si sia infortunato insieme ad Arnautovic, cioè quando poteva prendere il posto di Marco era rotto anche lui, tant'è che poi ha giocato Sansone, abbiamo visto Ferguson falso 9, abbiamo visto Soriano, abbiamo giocato tutti punta, penso anch'io di aver fatto 10 minuti punta, ma al di là di questo a Joshua do 6,5. Ragazzi, si concludono qua le pagellanze per quanto riguarda centrocampisti ed attaccanti, ci vediamo nell'ultimo video perché parleremo di Thiago Motta del Bologna e poi sta bacchetta d'oro bisognerà darla a qualcuno, no?